Nel pensare a cose dire, iniziare a prepararmi questo intervento, mi è venuto in mente il pomeriggio, l'ultima volta che ho visto Don Pietro Lombardini. Sono andato a trovarlo in agosto con Alessandro, che era vicepapa di Novellara, nella casa sua ancora. E l'ultima cosa che mi ha detto, io glielo ho appena comunicato che sarei partito a settembre. Per andare al biblico, lui è stato un insegnante di qua, della scrittura qui all'istituto, dello studio teologico, e lui come ultima cosa, come un monito, io ci ho pensato parecchio, non so subito cosa volesse dire, però mi ha detto, ricordati che Mosè, che il Signore ha camminato davanti a Mosè, mentre invece il Signore ha camminato fianco a fianco. Lasciti di grande professore, come Monico, per andare a studiare a Roma, al biblico, non ci avevo capito molto. Però mi è rimasta impressa questa frase, che l'ho ritrovata anche dal video, dove si trovano più punti. Ecco, in realtà c'è sintetizzato un po' quello che è il percorso, anche biblico, di andata e ritorno, dall'universale, in particolare da quello universale, che tutta la scrittura fa. E che un po' Abramo rappresenta, Abramo è un po' la chiave di volta, insieme poi alla chiave di volta, che è Gesù, sono un po' due personaggi importanti, quasi due parentesi per le quali sta la storia particolare di Israele, all'inizio del suo diventare particolare, universale, e alla fine del suo riaprirsi verso tutti gli uomini. Ecco, Abramo ha camminato con Dio, fianco a fianco, Mosè no, Mosè ha seguito il Signore. Quasi a dire che c'è Mosè un po' meno rispetto a Abramo, è un azzardo questo, perché per delle orecchie ebree questo non è proprio esattamente quello che penso. Ecco, però in realtà dentro questa frase c'è tutto il percorso che anche i giudei, i nostri padri, hanno voluto fare, i primi cristiani che erano giudei, hanno voluto risolvere questa questione. Come è possibile, a un certo punto, quando la buona notizia è arrivata anche un po' ai pagani, quando si sono resi conto che i pagani si stavano aprendo all'accoglienza del messaggio di Gesù, c'è stata la questione grave, importante dell'obbedienza alla legge. E questo è stato uno dei punti epocali, dei snodi epocali della nostra storia, che noi sbocchiamo così, senza neanche sapere, a volte in realtà dietro c'è un grande passaggio, e noi siamo debitori di Paolo con tutto questo. Ecco, Abramo è un personaggio importante nell'anno della fede. Abbiamo scelto di proporre anche un personaggio, e non tanto solo un testo biblico. Nell'episcopato del vescovo Caprioli ha fatto questa scelta biblica, una costruzione biblica forte, di proporre ogni anno un testo biblico per la lettura e per la meditazione, la preghiera e lo studio delle nostre parrocchie, delle nostre diocesi. Questa è un po' la prima volta che si fa una scelta un po' diversa, non proponiamo un libro e basta, come poteva essere Genesi, ma in realtà Genesi è molto di più, è solo la storia di Abramo. Ecco, scegliamo di proporre un personaggio. Nell'anno della fede abbiamo scelto Abramo, padre della fede. La prima preghiera eucaristica, la preghiera del canone romano, la preghiera numero 1, lo chiama così padre della fede, facendo il capavolo, lo chiama appunto padre della fede. Paolo, che è cristiano, dice il nostro padre, parla anche dei padani. Ecco, com'è possibile che Abramo, padre inizialmente del popolo di Israele, l'inizio, l'origine, il seme del popolo di Israele, può essere anche il nostro padre che noi da Israele non arriviamo? Com'è possibile che per noi oggi, cristiani gentili, cioè pagani, che veniamo dal mondo pagano, per noi l'anno della fede vuol dire prendere sul serio Abramo e andare all'origine della nostra fede. È possibile questo? Qualcuno si è lamentato dicendo va, è meglio prendere qualcosa di catechismo, è meglio prendere Maria, che almeno c'è qualcosa del Vangelo, perché andare a prendere un personaggio dell'Antico Testamento? Tra l'altro il più lontano della storia della salvezza del suo inizio, il primo della storia della salvezza storica. Ecco, perché in realtà Abramo diventa significativo in tutta la storia, in tutta la Bibbia. Abramo è uno di quei personaggi che hanno una sorte tipica,
cominciano ad avere una certa fama, migrano dal loro testo e iniziano ad avere una vita propria anche al di fuori del loro testo. Abramo appare nella Bibbia al capitolo 11 di Genesi, il suo ciclo narrativo si chiude al capitolo 25 di Genesi, lui li muore, viene sepolto e lì in teoria finisce la sua storia narrata così com'è, dall'inizio fino alla fine. Poi in realtà Abramo, nella storia della salvezza, diventa significativo per il popolo, diventa un patriarca, il suo racconto si tramanda di generazione in generazione, di tribù in tribù, e lui con il suo figlio Isacco, il figlio della promessa, e la sua discendenza, Giacobbe, i suoi 12 figli, e poi tutto il resto del popolo, ecco, questi personaggi diventano sempre di più personaggi simbolici, importanti, attorno ai quali si radica l'identità, si costruisce l'identità di un popolo. L'identità di un popolo che è radicata dentro una promessa. Diventa così significativo perché sta all'origine, che a questo punto migra anche di tempo, di storia in storia, lo troviamo nelle letture continue di tutta la Bibbia, nelle sue fasi, lo troviamo nel Pentateuco, lo troviamo nei libri storici, quando era una narrazione che si rifà da Abramo, lo troviamo nei testi sapienziali, questo più importante è Siracide, dove c'è addirittura un medaglione dedicato a lui, un suo ricordo, con uno dei più grandi personaggi della storia della salvezza, fino a scollinare dal fiume e arriva fino al Nuovo Testamento, dove citato ben 73 volte Gesù stesso, Gian Battista si rifà a lui, Gesù stesso lo cita nel controverso con i giudei, si rifà ad Abramo, fino ad arrivare alle lettere apostoliche, lettera di Giacomo, e poi l'apice, lettera di Ebrei, molto importante, e poi l'apice nelle lettere romane, lettere date di Paolo. Ecco, a quel punto Abramo diventa paradossalmente la chiave di volta per confermare il messaggio di Gesù, e proprio quel personaggio che aveva iniziato la particolarità di una storia che dall'universale si incarnava in una piccola coppia e ricominciava una storia lentissima di salvezza, proprio quella coppia stella torna ad essere una compagna di una moltitudine, diventa la conferma per Paolo che davvero il messaggio della salvezza è per tutti i pagani. Abramo, alla fine del Nuovo Testamento, arriva davvero ad essere il padre di tutti i credenti, come dice Paolo. Ecco, allora perché proporre un personaggio? Proprio per insegnare anche questo, insegnare che la Bibbia la si può leggere in tanti modi, la si può leggere spezzettandola, prendendo testo un testo, un piccolo testo, un piccolo brano, un piccolo episodio, un bel episodio che va contestualizzato dentro a un suo libro, un libro ha la sua trama, la sua teologia, il suo percorso. Però la Bibbia in realtà non è solo un insieme di libri. La Sacra Scrittura in realtà è un libro vivo, drammatico. E qua io mi sento di spezzare una lancia per il metodo storico critico, che è molto criticato, ho fatto da Dinamoge per tanti anni, adesso viene criticato e viene trattato come tanto che il cestino fosse stato una maledizione. In realtà invece, se è studiato bene, se è letto bene, a me piace molto, non tanto per i risultati, che non mi interessa tanto da vedere il personaggio storico che c'era dietro, che è anche interessante, ma quello che è bello è vedere come in realtà la Bibbia è una sinfonia di voci, di letture continue, che viene costruita nella storia, arricchita di generazione in generazione, a seconda di momenti particolari della storia di Israele. Per esempio, delle letture di Abramo, cioè letture vuol dire viene presa la storia di Abramo, scritta o raccontata anni o anche secoli prima, viene letta in un presente che è diverso da quello che è stata scritta e viene riscritta, riletta in un altro modo, mettendo quegli accenti importanti per il presente di chi sta leggendo. No? Per esempio, nel Siracide non ci sono più quelle cose importanti, il presente di chi scrive il libro di Siracide, non ha più quelle urgenze che erano le stesse di chi scriveva Genesi. Quindi nel raccontare Abramo si rifà quella storia, ma mette degli accenti su quelle cose che sono importanti per il suo presente. Questo non succede però di libro in libro, cioè confrontando Genesi, Siracide oppure Paolo. Succede anche, questo lo possiamo vedere grazie alla storia biblica, ma anche dentro allo stesso testo. Il ciclo di Genesi, per esempio, di Abramo, da Genesi 11 a Genesi 25, è molto bello perché si vede come ogni racconto, ogni episodio
in realtà è una voce accostata ad un'altra voce, una teologia accostata ad un'altra teologia, e vengono sottolineate di Abramo delle particolarità, degli aspetti che interessano all'autore. Quindi, in realtà, questo personaggio diventa un personaggio magmatico, ripeto, vivo, vivace, che dà creatività all'autore e alla persona che lo legge e che da lui coglie un significato importante per il suo pensiero. Allora, questo in realtà non è solo una cosa, una nozione culturale che viene detta da fuori, è un'operazione di discernimento che noi dovremmo imparare a fare. Per cui la Bibbia, nella sua storicità e nella sua storia di redazione, è un grande insegnamento al discernimento spirituale, com'è che si incarna la parola di Dio nel proprio presente. Troviamo degli strati continui nella composizione del testo che ci dicono che è possibile sottolineare, rileggere continuamente degli aspetti di quella storia di un personaggio che può continuare a essere significativo anche se è una storia antica di 2000 anni, 2300 anni, 3000 anni, ma è sempre attuale a seconda di come tu la leggi, se riesci ad andare a incanalarti in un filone vivo e significativo che l'ha ispirato. Allora, questo è il messaggio che qua lo strato biblico, funzio catechistico, vogliamo mandare, proponendo un personaggio. Cioè, proponendo anche, mettendo l'attenzione, diciamo così, su un metodo di discernimento che viene esattamente dalla scrittura. Cioè, quest'anno sarebbe bello, affascinante, che i gruppi biblici, i gruppi di lettura della scrittura, chi si vuole avventurare nel pellegrinaggio con Abramo, nel suo fede con Abramo, seguisse queste letture e vedesse come Abramo può diventare un personaggio significativo e è stato per tutto il nostro popolo da sempre, seguendo queste letture. È una cosa difficile, chiaramente, molto difficile. Il sussidio cerca un pochino di andare contro questo, però è un esercizio che dobbiamo imparare a fare ed è una cosa che avevamo il dovere di dire, perché c'è anche questo aspetto. Perché questo ci fa un po' uscire dal tempo, ci fa entrare dentro il mondo narrativo della scrittura e ci fa diventare, ci mette davanti questi personaggi biblici come persone vive. Sono ancora capaci di dire qualcosa e ci innestiamo nel grande cammino del popolo di Dio che si è sempre edificato a contatto con queste storie che sono sempre diventate nuove a seconda di ciò che doveva affrontare in ogni momento il popolo di Israele. Abramo perché diventa un personaggio significativo subito? Ma perché di fatto si trova all'origine della storia di Israele. È il personaggio archetipo, è l'origine, almeno anche carnale, del popolo di Israele, è il padre carnale degli ebrei. Quindi quando gli ebrei devono andare indietro a capire chi è il suo primo padre, va ad Abramo. Quindi Israele viene da lì, all'origine. E come sempre, quando c'è qualcosa che ci turba, andiamo, ci fermiamo un attimo e andiamo a vedere dove tutto è cominciato, anche quando le cose non vanno, un attimo, dove è cominciato tutto il guaio, anche nelle cose belle, faccio memoria degli inizi. Ecco, Abramo è l'inizio storico della storia dell'ascendenza. Questa è un'affermazione un po' forte, mi rendo conto, non è proprio storico, è così, però comunque è l'inizio della storia particolare dell'ascendenza. E questo è sempre rimasto, perché alla fine cos'è che ha dato inizio a questa storia? La promessa che il Signore ha fatto ad Abramo. A un certo punto Abramo ha ricevuto questa parola, questa promessa, promessa di un figlio, promessa di una terra, promessa di discendenza numerosa, legata all'accettazione di un viaggio. Lascia la casa di tuo padre, lascia la tua terra e parti verso la terra che io ti indicherò. Allora sarai una benedizione per tutti i popoli, avrai una discendenza e la tua discendenza sarà numerosa, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Ecco, all'origine di tutta la storia della salvezza c'è questa promessa, c'è questo sì. A un certo punto questo uomo con sua moglie sterili, anziani, avanti d'età, hanno iniziato. All'origine di tutta questa storia c'è questa avventura, questa follia, perché è una follia. È una follia da parte di Dio, è una follia da parte di Abramo e Sara. Ecco, all'inizio c'è questa storia folle, legata ad un sì, legata ad una promessa, l'ascolto di una promessa, legata ad un sì incondizionato nei confronti di questa promessa. Allora diventa originaria questa storia,
perché poi, grazie alle peripezie che Abramo inizia, che vive nel suo ciclo narrativo, la storia effettivamente procede, la promessa effettivamente si realizza, Abramo effettivamente ha un figlio, Isacco ha un'altra discendenza, Giacobbe vi discorrendo fino all'Esodo e poi tutta la storia di Israele. Quindi effettivamente da lì parte una storia che ci porta senza soluzione di continuità fino a Gesù, fino ai dodici, fino alla prima chiesa, fino ai primi martiri, fino ai primi padri della chiesa, fino ai primi santi, fino a noi oggi. Una storia che da allora continua ad andare avanti. Un sì che procede senza interruzione, passaggio in passaggio, in pascolo, fino ad oggi. Allora, capite che è significativo. Allora io mi sono fatto un po' di viaggetti mano nella mano con Abramo per andare a vedere queste riletture che ci sono nel risparmio, un po' sono difficili, un po' sono noiosi, un po' sono molto affascinanti, ma anche di tempo e qualche tempo non ce l'abbiamo. Però vi consiglio un libro che è divulgativo, che è molto bello, che può aiutare a capire com'è che Abramo ha compreso almeno delle tre regioni monoteistiche dall'Ezio. Quanti ci vengono, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, tutte queste tre regioni, due o tre regioni monoteistiche, vengono tutte da Abramo. Anche questo è un particolare interessante. Abramo diventa personaggio originario e originante, un personaggio archetipo per le tre regioni più importanti del pianeta, le tre regioni assolutamente monoteistiche. Tutte e tre sono figlie di Abramo, tutti e tre siamo fratelli in Abramo. Anche questo è molto interessante. E non è male, nell'anno della fede, recuperare anche questo aspetto, anche se si può dar fastidio, ma è così. Può dar fastidio a me, ma questo io, a mio parere, non conta niente, anche il mio malessere non interessa a nessuno, perché la storia dice che Islam, cristianesimo ed ebraismo sono tre fratelli in Abramo. L'Islam ha qualche sfumatura, qualche problema anagrafico c'è a un certo punto, ma comunque tutti e tre, al di là di chi è il nostro padre, c'è il cugino meno, comunque il nostro padre era Abramo. L'Islam sapete che deriva da Ismaele, quello no, come il vero figlio, il primo genito di Abramo, c'è questo diatriba anagrafico, un problema familiare alla fine. Sembra di vedere un problema di famiglia, di eredità, un tipico caso. Quindi è originale anche per questo. Quindi vedete che nell'anno della fede si può andare a pescare a Abramo, si può andare in profondità anche in questi rapporti importanti. Dicevo, in queste letture, il libro di Jean Miscard, Abramo e i suoi ospiti della ED, divulgativo, ma interessante, lo trovate anche nel pacchetto del Corriere Fuori. Messaggio emozionale. Penso sia il libro, adesso fa gli scherzi, perché davvero interessato, non è lungo, ha un buon grado di divulgazione, quindi è leggibile, è molto interessante, però è seriamente approfondito. Quindi ha dei contenuti belli, importanti, e analizza le parti principali, le caratteristiche principali.
che ha compiuto la legge. I cristiani, i giudeo-cristiani, cominciavano a mettere l'accento su Gesù e ovviamente i giudei osservanti, che avevano appena subito la distruzione del Tempio, quindi c'era un momento di crisi importante, come a Gerusalemme, senza più tempo diventava fondamentale l'obbedienza alla legge, quindi l'obbedienza a Mosè. Dire che Mosè non era più importante era uno scandalo enorme, ma per i giudeo-cristiani avevano capito bene qual era il centro, cominciavano a capire un pochino, il centro era Gesù, compiva la legge, non la compiva, la compiva. Lo scontro si fa più forte. E a un certo punto, quando si aprono anche le missioni, un certo Paolo di Tarso comincia ad annunciare la notizia in giro, anche non solo per la Palestina, ma anche per l'Asia Minore, fino in Grecia. Succede, mi capita, che la buona notizia viene accolta anche da dei pagani. E questa è una domanda importante. E ci si chiede: come mai? Com'è possibile? Com'è possibile che un pagano entri nella nostra comunità senza obbedire la legge di Mosè? Ma noi siamo del popolo eletto, noi siamo stirpe di Abramo, noi siamo circoncisi, la salvezza viene dai giudei. Un pagano non conosce la scrittura, non è destinatario dell'alleanza, non può accogliere Gesù, perché Gesù è frutto dell'alleanza. Come fa ad accogliere Gesù se non ha la legge? Allora la domanda è: importante la legge? Non è importante la legge? Può accogliere Gesù uno che non è figlio di Abramo, ma non ha Abramo? Di chi è parte? E come fai? Come si fa a dire chi è? Chi appartiene al popolo di Dio? Chi è il figlio di Abramo? Queste sono domande decisive. Paolo si trova di fronte a questo problema enorme. E guardate che è un problema molto serio, perché ne va della verità di ciò che stanno credendo, che stanno cominciando a credere, a capire la comunità cristiana. Era importante comprendere che Gesù non annullava niente, ma era assolutamente in linea con ciò che aveva offerto precedente. Paolo, nella sua esegesi dell'Antico Testamento, lascia perdere tutti i vari midrash, le varie discussioni talmudiche, le varie discussioni delle tradizioni ebraiche, va direttamente alla scrittura. Va al capitolo 12, al capitolo 15 di Genesi, là dove Abramo risponde alla chiamata, alla promessa del Signore. E appunto, come abbiamo letto anche nella lettura breve dell'ora media, Paolo arriva a dire che il Signore accreditò come giustizia la sua fede, accreditò la sua fede come giustizia. Cioè, il fatto di aver detto sì, prima ancora di aver ricevuto la legge, questo portò la salvezza ad Abramo. Paolo si rende conto che Abramo viene chiamato uomo giusto e gli viene dato in dono la sua discendenza quando ancora non ha ricevuto la legge. Quindi la legge è meno importante rispetto all'obbedienza, rispetto all'obbedienza al Signore, rispetto a ciò che gli concede il dono del Signore. In questo senso, Abramo riesce, e Paolo riesce a superare questa discussione, e Paolo fa brillare Abramo come padre di tutti i credenti, non solo padre degli ebrei, padre del popolo di Dio che carnalmente deriva da lui, perché Abramo diventa l'immagine, l'icona dell'uomo che parte alla ricerca del vero volto di Dio e sa dirgli sì, confidando unicamente in quella parola che gli arriva dall'alto. È l'uomo che crede alla promessa quando ancora la legge non è stata data. Quindi Paolo capisce che la legge è comunque più relativa rispetto a ciò che la fa rende vera, cioè il sì a quell'amicizia, a quell'offerta di amicizia che il Signore fa per l'uomo. Allora, questo diventa decisivo perché a questo punto Abramo diventa un personaggio, riacquista una luce enorme, stupenda, diventa un personaggio molto bello, anche letteralmente. Infatti, nel fatto che le leggi poi letterali, nella letteratura è uno dei personaggi più usati, più celebri, insieme a Ulisse. Anche questo scavo dice, è andato a vedere, è vero. E, Ulisse e Abramo sono presentati come due personaggi archetipi dell'umanità. Solo che Ulisse, nel suo viaggio, sono due viaggiatori, Abramo e Ulisse, due uomini che accettano di partire in questo viaggio disperato. Ulisse cerca di tornare a casa,
viaggia, fa peripezie per 10 anni, diventa un uomo, riesce ad andare nella profondità della conoscenza, della sua umanità, del sapere, perché affronta questo viaggio con coraggio, con l'unico intento di tornare a casa. Alla fine dice Pesca che Ulisse è comunque un uomo che deve tornare dentro se stesso, torna a casa, torna da cose che lui già conosce, ritroverà sua moglie, ritroverà i suoi, ritroverà la sua casa, certo la ritroverà più forte, tornerà più saggio, più sapiente, ha fatto un grande viaggio, un viaggio della sua vita, ma rientra in se stesso, appunto vedendo al comandamento socratico greco, conosce se stesso, è l'icona del nuovo occidentale africano, se vogliamo dire così, greco, classico. Abramo invece è un po' diverso. Abramo è certo un uomo che diventa anche lui l'uomo che accetta il viaggio, che accetta la sfida della vita, accetta di partire. Il problema è che Abramo non tornerà più a casa. Abramo non tornerà più la sua terra. Abramo va altrove. Abramo non troverà più suo padre. Non troverà più niente della sua origine. Abramo va in tutt'altro posto. Ecco, qua c'è proprio un salto diverso, qua c'è un'apertura, un orizzonte molto più ampio rispetto a guardarsi l'orologio dei greci, dei filosofi. L'uomo di fede è non l'uomo bigotto, l'uomo di fede autentica è l'uomo che accetta il viaggio della vita davvero, accetta le domande serie sul serio e sta in ascolto di una parola che non è sua e che lui da solo non si può dare e su quella parola accetta la sfida del viaggio che non sa dove lo porterà, ma da qualche parte arriverà e dove arriverà lo sarà certamente, un posto conosciuto da lui e nel quale lui è stato prima, una terra che non viene da lui, in un posto che lui non si poteva dare, dove conoscerà gente, fratelli che lui neanche immaginava, dove avrà figli che non poteva avere, dove avrà una vita che neanche immaginava, che lui pensava di aver già finita. Ecco, Abramo è l'uomo anche dei paradossi, in questo senso. E penso che sia una figura molto più avvincente anche del grande Ulisse, che forse ha avuto grande successo, Ulisse, tanti altri personaggi hanno avuto successo, ma Abramo, questo nomade povero, questo pecoraio, forse poco affascinante, ma in realtà se andiamo a vedere davvero l'opera prodigiosa della sua esperienza, davvero forse c'è più umanità e più grandezza di lui che in tanti altri personaggi. Ecco qua. Allora, perché Abramo è per noi il padre della fede? Se è vero questo, se anche Paolo ha trovato, per motivare la sua fede cristologica, per motivare la sua fede pasquale, ha trovato in Abramo un cardine importante, una pietra importante su cui appoggiarsi, vuol dire che c'è qualcosa di grosso. Allora, se davvero Abramo è parte della nostra fede, vuol dire che lì, in quegli inizi, in quella storia, in quell'archetipo, ci sono dei criteri, degli atteggiamenti importanti, validi anche per la nostra fede. Il ciclo di Abramo si apre in un momento critico. I primi 11 capitoli di Genesi, qualcuno dice che sono l'introduzione della scrittura, qualcuno dice che sono fuori dalla storia, atemporali, ed è vero, sono atemporali, si parte dall'universale, da Adamo che è tutta l'umanità, Adamo che è la parte femminile dell'umanità, personaggi mai esistiti, sono personaggi simbolici, miti, quelle figure archetipe, così come tutti lo sta stabilizzando. Non ci si è già a scuola, quindi vecchia. So che a catechismo qualcuno lo insegna ancora, però adesso un attimo. A proposito di questo, per stemperare un attimo la battuta, un giorno viene uno che mi dice: no, ma c'è stata messa la prima lettura l'anno scorso, c'era la prima lettura di Noè. Allora uno mi viene lì e mi dice: no, ma ti do di una cosa, stamattina in predica il don della Santa Messa ha detto: dobbiamo ringraziare il Signore se abbiamo tutti gli animali, perché grazie a Noè all'arca abbiamo salvato tutti gli animali diversi. E lui mi ha detto: oh, io se il don dice così, io ci credo. E poi mi dice: ma mi
diviene un po' difficile pensare che nell'arca ci sono tutti quegli animali, anche delle falene, come si fa ad stare nell'arca? Guardate, forse è vero, è un po' difficile, no? E guardate l'ingenuità di una domanda, però che ci fa per la verità, basta pensarci una cosa, si capisce che è un racconto leggendario. Ecco, però qualcuno ha detto che ringraziamo il Signore per stare nell'arca di Noè, che non è proprio così. Siamo nel 2012. Ecco, il metodo storico biblico ci ha fatto grazie a Dio conoscere queste cose e possiamo dire seriamente, sono generi letterari diversi, i significati sono altri di due racconti. Chiudiamo la battuta per dire cose serie comunque. Ecco, i primi 11 capitoli non sono fino in fondo di introduzione, in realtà sono in un certo senso anche l'inizio della storia di Abramo. Cioè, da sempre Dio cerca di instaurare una amicizia con l'uomo. Se dovessimo fare Gesù, gli dà tutto, gli dà un bel giardino e gli dice dentro quel giardino, guarda, fai quello che vuoi e la regola deve stare nel giardino, per vivere bene è un rapporto di fiducia tra me e te. Ecco, il problema è che si rompe questo rapporto di fiducia e per stare bene bisogna continuare a scommettere su questo rapporto di fiducia, cosa che non avviene costantemente. Eva non lo fa. Adamo ascolta Eva, serpente, oltre a bere, la torre di Babele, insomma, lui, la torre di Babele, questa non fidarsi di Dio, questa uscita dall'amicizia con il Signore rompe il benessere della realtà della vita. Ecco, il Signore lì ha due strade. Come faccio per continuare a scommettere, a per continuare ad andare avanti nella mia storia? Come faccio? Cancello il mondo? Rifaccio tutto da capo? Oppure vengo giù io e adesso spiego io come si fa. Come fa un grande re, un grande imperatore? Però uno dice, potrei fare così. Dopo però hanno ragione per paura di me. Perché quando uno fa il capo autoritario, l'unico frutto che ottiene è la paura e la voglia di vedere ogni. Come alternativa il Signore, come unica alternativa, come unica cura per curare la nostra paura di lui, non può far altro che continuare a cercare la debolezza dell'offerta dell'amicizia. E questa offerta dell'amicizia si ripresenta con Abramo. Ma attenzione, sceglie Abramo, si fa presente ad Abramo, non è si fa presente per salvare l'umanità, attenzione, per salvare l'umanità si fa presente ad Abramo, che non è Clark Kent, non è un ragazzino di 20 anni con i superpoteri. Abramo è un uomo ultra settantenne che ha sposato una donna sterile che fa il nomade in una terra piena di idoli. Cioè, proprio voglio dire, se devi scegliere qualcuno, proprio devi scegliere, cioè, vai a scegliere uno che sai già che non avrà futuro. Guardate come qua il conduce sempre di sentire anche la seconda lettera dei Corinzi: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta pienamente nella debolezza. Ecco, questa è la cura che il Signore propone per l'uomo, è l'unica strategia possibile che ha. Scegliere un uomo e una donna, una coppia, questo è importante. Cioè, Abramo e Sara, la madre di Isacco, nel ciclo di Abramo vedrete che è Sara, deve essere Sara la mamma del figlio, mica Aga, la sua schiava, neanche un altro utero in affitto, ma deve essere Sara, la sterile, la madre del figlio benedetto, della promessa. Ecco, è una scelta allucinante questa. Ecco, lì, in questa scelta, in questa promessa che il Signore fa ad Abramo, lì c'è tutto il cuore di una storia di salvezza che inizia a compiersi. Abramo, come unica risposta, non rimane altro che dire sì o no ad un'offerta di amicizia, a qualcuno che gli offre qualcosa che non ha, a qualcuno che si fa presente nelle sue domande più grosse. E Abramo è un uomo che davanti a sé, guardate bene, ha soltanto la morte. Perché per quei tempi essere sterili o non avere figli voleva dire maledizione. Per un nomade l'unica garanzia di eternità e di futuro, vita eterna, avrebbe uguale figli. Se hai dei figli, il tuo cognome dura. Se non hai figli, non sei nessuno.
quando tu vai sotto terra, nessuno si ricorderà di te. Ecco, a 75 anni uno si prepara a mettere le misure della bara e inizia a prepararsi per morire, ce la farebbe la morte. No, tu vuoi che sta facendo? Avrà delle condizioni. Termine, perché sembrava un po', però
rinascita della fede, scoprire che certo l'obbedienza alla legge è importante, perché senza la legge non serve andare, i comandamenti del deserto sono la via della vita, ma senza quel sì originario, senza l'ascolto primario di quella parola che viene dall'alto, che tu non ti puoi dare, senza l'ascolto di una promessa, senza aver ricevuto una promessa, senza l'ascolto della promessa, senza il tuo sì amicale, questa scommessa amicale con Dio, la legge si svuota, diventa peso, diventa macigno insopportabile sul quale ci sfracelliamo, diventa un peso nel nostro cammino e diventa chiusura davanti agli altri. Non è un caso, la storia ci insegna che quando ci si vincola troppo sulla difesa della nostra identità legata alla legge, eccetera, eccetera, anche il popolo ebraico ci insegna, si diventa violenti. Invece Abramo porta in sé con Gesù, che l'ha compiuto, questa obbedienza originale, questo sì originale che ci fa essere davvero fratelli con altri che nella storia sono capaci di cogliere questo tu assoluto e mettersi in cammino verso una cultura di vera autentica fede. In questo senso Gesù può diventare, Abramo insieme con lui, possono diventare una proposta davvero per tutti. Quindi rimettere al centro la povertà e la rivoluzione nomade che mette al centro il sentirsi piccoli, di sapersi poveri, l'ascolto di una promessa, l'ascolto di una parola che viene dall'alto e che non è nostra, riscoprirci comunità pellegrina con un Dio che è pellegrino, perché nella storia della salvezza il Signore è un nomade, anche ha viaggiato per tanti anni in una tendina insieme al popolo, e quando il popolo per due o tre volte ha provato a costruire il tempio è sempre durato meno di quanto è durata la tenda e di quanto è durato il viaggio della parola, e il tempio sta provando ancora a costruire a Gerusalemme. Speriamo che non ci riesca, altrimenti viene un'altra guerra. Perché proprio il Signore ha questa libertà che noi dovremmo imparare ad ascoltare davvero, e la si può avere se si va al centro di questa relazione di casa, di cui Gesù è assolutamente l'ultimo, il perfezionatore di questa fede è l'ultimo, capostipite, in un certo senso è anche il primo, di questa fede filiale, e in questo anno della fede è bene che riscoprirlo. Abbiamo finito. Thank you.